17 dicembre 2016 è la giornata numero 11 di Serie C2, Girone B. Lo Spinaceto 70, che ha molto bisogno di punti, ospita la Virtus Ostia, squadra che è rimasta a zero. Pieretti al centro, colpisce un avversario, ora Biraschi con il destro, Biraschi ancora! Michele Biraschi con un po' di fortuna, rimpallo vincente, vantaggio dello Spinaceto 70. Essere baciati anche dalla sorte, ancora Michele Biraschi, Michele Biraschi! Doppietta per lui in neanche 60 secondi! Qui Cannata recupera il pallone, Sperati dalla può calciare, ma la palla sibila vicino al palo e non entra. Viene servito da calcio d'angolo, Cannata al centro per Biraschi che la spara alta da due passi. Ecco Lombardo e prende il palo, poi rovesciata di Lombardo, ma Zomparelli ci mette la mano solo in un primo momento e Cossu ribadisce in rete. Capicchi la tiene in campo da Biraschi, 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 ancora Biraschi, Michele Biraschi, tripletta per lui, lo Spinaceto 70 vola a tre gol. In campo mentre Dodero prova a suonare la carica, ancora Dodero, sempre Dodero, Francesco Dodero, è 4-1 per lo Spinaceto 70. Secondo tempo, cartellino giallo, è il secondo per Lombardi che va anzitempo sotto la doccia e sarà anche tiro libero per i padroni di casa. Sperati contro D'Alessandro, Tiziano Sperati, ma D'Alessandro gli copre lo specchio della porta. Veramente poco, va Simone Biraschi, la piazza, Simone Biraschi, è 5-1 per lo Spinaceto 70, glaciale Biraschi dal dischetto. Si mette le manone, contropiede dall'altra parte, allora con Cannata, Cannata che passa a Picchi! Alessio Picchi, 6-1 e punto esclamativo dello Spinaceto 70 sul match. Triplice fischio del direttore di gara che era a colloquio con la panchina della Virtus Ostia. Termina così l'11ª giornata di campionato. Lo Spinaceto 70 fa 13 punti vincendo 6-1 contro la Virtus Ostia. Allora, Michele, grandi qualità, e lo conosco, cioè, l'anno scorso ce lo avevo, quindi di conseguenza so quello che può dare. Si deve abituare ancora alla categoria dove trova gente comunque con più esperienza. C'è un po' più di contatto fisico, però lui ha tutte le possibilità per diventare veramente un gran giocatore, perché fa la differenza nel campo e se continua così può arrivare veramente ad alti livelli. Per quanto riguarda invece tutti gli altri, oggi buona prestazione. È vero che, come dite voi, il Virtus Ostia veniva da una situazione di classifica, di bassa classifica, però le partite vanno giocate. Tante volte le partite più semplici diventano poi complicate. Oggi siamo stati bravi a renderla facile, abbiamo subito gol, diciamo, sulla situazione di tiro libero essendo stati ingenui, siamo arrivati a 6 falli e abbiamo concesso l'opportunità, per il resto siamo stati quasi perfetti, abbiamo preso 2 tiri in tutta la partita. L'unica cosa, un po' più di intensità quando si prova a fare gol, cioè riuscire ad attaccare meglio con tutti gli effettivi.